Ciao fragoline, nuovo video. Allora, ho scoperto dopo un bel po' di tempo il negozio di Teddy. Praticamente l'ho visto che parlavano tanto youtuber che andavano a fare shopping, che la roba costava poco, ma io ho detto, da me non c'è, non esiste sto negozio. Poi dopo, un giorno, un sabato, vado in giro con la macchina, vado nei negozi, passo con la macchina in tutti i negozi e vedo la scritta Teddy. Ho detto no, ce l'ho anch'io, che poi è 15 minuti da dove abito io, in casa nuova, in poche parole. E ho detto no, devo andare assolutamente a vedere che cosa c'è, perché ho visto un video che l'ha fatto una youtuber. E c'erano delle belle cose che ha fatto vedere lei nel suo video. Allora ho detto, lo voglio andare anch'io a vedere, dato che è la prima volta che scopro questo nuovo negozio. Vado dentro e faccio uno shopping proprio pazzo, perché voi non avete idea del sacchettone enorme che c'è qua. Non avete idea della roba che io ho acquistato. Cioè, praticamente, per farvi capire, ho preso tutto il negozio che c'era lì, giuro, perché le cose partivano da 1 euro, per cui molte cose costavano 1 euro, e allora ho detto no, queste sono cose che voglio io, che devono li devo prendere, punto, stop. E allora sono andata da Teddy. Poi sono andata dai cinesi, che è questo, a Yuanmai. Allora, dai cinesi ho preso una cosa, ho trovato una cosa e ho preso una cosa che adesso vi farò vedere. Invece da Teddy ho acquistato tutto il negozio, che adesso vi faccio vedere. Comunque, iniziamo, perché sennò sto video dura un po' troppo. Per cui, prima di tutto vi faccio vedere cosa ho comprato dai cinesi. Allora, vi dico solo che ho speso 7,90 euro. In poche parole. Vi dico che c'entra, allora, non proprio che c'entra nel canale, ma al nome cioè, queste cose è riferito al nome del canale. Adesso vi faccio vedere perché. Sono da indossare e dopo un po' ho trovato il secondo paio di ciabatte belle morbide. Cioè, non potete capire, quando le ho viste ho detto no, le voglio, sono mie. Cioè, guardate, ho trovato le ciabatte morbidi con sopra fragolina. Cioè, allora ho detto no, queste sono mie, proprio fanno proprio il mio nome. Allora, cioè, sono morbidi, sono blu, e qua cioè, sopra c'è la fragolina. Adesso vediamo se riesco a farlo vedere. Ok. E niente, sono fatte così. Dentro hanno il pelo bello morbido, non so se si vede. E adesso le userò fino a quando non finisce l'inverno, perché sono troppo morbidi. Ho detto no, che belle, sono proprio adatte a me. E allora alla fine l'ho prese e ho detto. Poi 7,90 euro, infatti qua c'è il prezzo. C'erano questi, c'erano alla carota, ho detto c'è anche quello alla carota, c'erano, allora ho detto no, quelle alla fragolina fanno per me, perché per il mio canale, che poi non c'entra proprio per il canale, ma vabbè. Allora, iniziamo da Teddy, vediamo se mi faccio. Oh, perché pesa, ma comunque questo, per farvi capire quante cose ho preso. Vado veloce. Allora, ho preso queste che sono per fare colazione. Io le cercavo, non le trovavo mai. Ho visto queste qua che sono belle grosse e costano 2 euro. Ho preso questo qua al gatto, col gattino, e questa col cagnolino. Guardate che carino. Queste costano 2 euro perché c'è scritto qua 2 euro. E ne ho presi due, uno per me e uno per il mio ragazzo, così possiamo fare colazione sul tavolo. Sono grandi, poi per 2 euro ho detto no, li devo prendere, cioè sono mie. Allora, diciamo che a me piace il cane e al mio ragazzo piace il gatto, però
per farvi capire, a me piace anche il gatto, cioè tutti gli animali, non solo il cane. Però vabbè. Poi ho preso questo per la macchina, per ghiaccio e per la neve, perché ogni volta che devo andare al lavoro alle 5 del mattino, devo stare lì tutte le volte a tirare via la brina e il ghiaccio sulla macchina. Allora alla fine ho preso questo, che va bene sia per il sole che per il ghiaccio. E questo qua, 1 euro, mi sembra. No, 3 euro, se non mi sbaglio, per la macchina. Poi ho preso il tappeto, questo, con i cuoricini. E c'è scritto, mi sembra, casa, sweet casa, qualcosa del genere. Sweet non so cosa vuol dire in inglese. Comunque, questo tappeto di 17 euro. Infatti le cose costavano proprio poco. Adesso non so se riesco ad aprirlo insieme. Proviamo ad aprirlo, così vediamo insieme com'è. Perché l'ho preso per il... Adesso faccio cadere tutto. Facciamo così, va. L'ho preso per il corridoio, così almeno tutte le volte chi arriva non mi sporca il palchè. E allora ho detto, meglio prendere un tappeto. E allora ho preso questo. Beh, diciamo che è bello grande. No, non riesco. Vabbè, comunque per farmi capire, fatto così, con la scritta non mi ci sta nell'inquadratura. Ma è bello grande. Ok, direi che ve lo farò vedere in un vlog, perché così non riesco a muovermi. Mettiamolo da parte. Anzi, mettiamo qua. Ok, adesso butto tutto sotto. Iniziamo bene. Poi ho preso questo, che è un tappetino, pagato 5 euro, rotondo, morbidino. Io adoro le cose morbide, ma morbide, questo è morbidissimo. Lo metto su, non è proprio una sedia, però vabbè, non ve lo posso spoilerare. Quando io mi siedo metto questo, anche per farlo vedere carino nella mia postazione, che poi vi farò vedere quando sarà pronta. Comunque questo l'ho preso per la mia nuova postazione ed è morbidissimo, cioè alla fine ho trovato il tappetino morbido per sedermi, così almeno. Ah, oh, è troppo morbido, bellissimo. Allora, andiamo avanti più veloce. Poi ho preso questi qua, che sono gli strofinacci. Questo 3,55 euro. Sono tutti diversi, cioè hanno il colore diverso. Spero che sono quelli che volevo io, perché io ho la piastra induzione e quando spruzzi, che ci passi il panno, alla fine rimane bagnato e lascia gli aloni. Invece, usando tipo questi, lo asciughi e ti viene, diciamo, bene, più pulito. Per cui ho preso questi, anche per asciugare ovviamente i piatti. E poi, ovviamente, ho trovato anche a forma di fragola. E allora ho pensato che deve essere mio. E questo però l'ho pagato 3 euro, sempre strofinacci. Questo è a forma di fragola bianca e invece questo è a cuoricini rosso, per cui spero che almeno, forse no, questo, vabbè, comunque questo non potevo lasciarlo giù ed era bellissimo. Poi ho preso il tappetino per il gatto, perché anche questo non potevo lasciarlo giù. Allora, questo costa 5 euro, non so se lo vedete. Allora, sinceramente questo è il tappetino per il gatto, in senso che ci vanno le ciotole per il gatto. Ma dato che io per il momento non ho il gatto, allora questo tappetino andrà fuori dalla porta per pulire le scarpe, perché non ho il tappetino fuori e devo comprare un tappetino molto bello che andrà fuori dalla porta. Per il momento userò questo, che tanto va bene anche questo, perché è sempre un tappetino comunque bellissimo, perché
forma di faccia di gattino che andrà poi insieme alle ciotole. Se non si rovina, lo userò anche per le ciotole per il gatto, diciamo, però per il momento lo userò così. E vi assicuro che lì le cose per i gatti, per animali, c'è una bomba, ci sono delle cose bellissime. Poi ho preso questi che mi servono per le chiavi. Questo l'ho pagato 1 euro, dove tu scrivi le chiavi, il nome di quale chiave è, eccetera. Ho preso questi che per il momento userò questi. Poi ho preso il mattarello perché mi serviva, infatti questo mi è costato 3 euro. Fatto così, così posso stendere la pizza, che l'altra volta ho fatto la pizza ma non riuscivo a stendere, l'ho fatto col bicchiere. Comunque, vabbè, quello. Poi ho preso questo che è alla faccina di gattino, anche questo lo volevo prendere. Questo qui praticamente l'ho pagato 7 euro e c'ha la scritta con scritto Queen of the Kitchen, non so cosa vuol dire perché in inglese non lo so. Comunque questo qua ed è bellissimo, non potevo lasciare giù, così almeno adesso posso tagliare la verdura, tutte quelle cose che non potevo tagliare prima. Poi ho preso questo che è il kit, pagato 3 euro, con l'astuccio che c'è dentro, le forbici per tagliare le unghie e per fare le unghie. Dato che non trovo più le forbicine, cioè ce le ho ma non tagliano, ho voluto prendere queste per provarle. Spero che queste tagliano, perché poi 3 euro, kit completo, ho detto lo devo prendere. E ho preso anche quello. Invece il mio ragazzo ha preso questo per tagliare, cioè per pelare le patate, perché non ce l'avevo, a 1 euro, il kit è questo qua, e l'ha preso grigio, grigio bianco, così. Poi 1 euro, non si poteva lasciare giù. Poi ho preso questo per setacciare la farina e tutte altre cose per i dolci. Questo l'ho pagato 5 euro. Dov'è il prezzo? Qua. Ed è quello che fa così, in poche parole, schiacci, esce giù la farina, setacci la farina. Questo qua, questo però è costato un pelino, un po' tantino. Poi ho preso un altro tappetino, ma questa volta l'ho preso per la cucina. Questo ho pagato 2 euro, 2 euro, così. Adesso lo apriamo insieme così vediamo com'è fatto. Ah, è proprio piccolo. Praticamente c'è scritto Home Sweet Home, non so cosa vuol dire, ma questo andrà in cucina, così non si sporcherà il parquet. Non so quanto durerà perché è un po'. Non c'è scritto neanche se lo puoi lavare perché non vedo etichette dietro, non ci sono. Per cui non so quanto durerà, ma vabbè, per 2 euro chi se ne frega, l'ho preso, lo proverò. Se dura tanto, bene, se no lo ricompro di nuovo, tanto sono sempre 2 euro. Poi cioè questo ve lo devo far vedere, cioè guardate che figo. Questa è una candela a forma di birra. Non ci credo. Dimmi che non l'ho spaccato. Spero di no. Perché mi sono resa conto adesso, ma prima non era rotta. Ah, sai cos'è? È che avendo preso il sacchetto, mettendolo sotto, non mi sono accorta che questo era di vetro e l'ho rotta. Per cui qua c'è una scheggia, non so se si vede, e la candela è rotta. Vabbè, comunque non so ovviamente se si può riutilizzare quando la consumi. Comunque era figa. Era l'ultima, cioè volevo prenderla perché era troppo figa. E c'ha il bicchiere di birra, accendi la candela e cioè è troppo bella. Peccato che si è rotta, almeno credo che l'ho rotta alzando il sacchetto nel viaggio. Perché ho sentito tac, ma mi ero dimenticata che c'era questa qua di vetro.
Vabbè, basta girarla per così e non si vede. Comunque, niente, era troppo figa. Questa costa 3 euro. Non so se si vede. 3 euro l'ho pagata. Poi ho trovato questa felpa, ma anche morbida. Questa l'ho pagata 4 euro. Questa volta l'ho presa di questo colore tipo rosa. Ho preso una XL, non so adesso perché non c'è più il cartellino. Boh, comunque una XL, non l'ho provata ma credo che mi va bene. E dato che non ho niente di questo colore, ho detto cambio. Invece di mettermi sempre il nero, alla fine ho voluto prendere questo colore qua. Spero che mi sta bene. Comunque, questo per 4 euro non potevo lasciarla giù. Invece di, mi sembra, adesso mi ricordo, 7 euro, mi sembra 4. Adesso, boh, non mi ricordo. Ah sì, c'è il cartellino, non si è staccato. Comunque sì, l'ho pagato 4 euro, la felpina. Poi ho preso la maglietta, ovviamente ho cambiato anche qua colore, perché io queste le uso in inverno, perché quando fa freddo metto queste sotto e sopra la felpa. Questa l'ho pagata, mi sembra 1,50 euro invece di 3 euro perché era scontata, come vedete qua. Anche questa XL con questo tipo azzurro qua è leggera, ma appunto la metto per l'inverno ed è anche estate, sinceramente. Mi piaceva il colore e allora ho detto quasi quasi cambio. E compro qualcosa di diverso, cioè di un po' colore un po' allegro. Poi ho preso questo che volevo fare una torta minuscola a forma di cuore. Questo l'ho pagato 3,55 euro. È praticamente una teglia a forma di cuore che tu puoi fare la torta. Rosa, mi piaceva il colore rosa, allora l'ho presa rosa. E ho preso anche questo. Poi ho preso questo. Per le chiavi, per mettere le chiavi. C'è scritto Home Sweet Home, che non so cosa vuol dire, andrò a vedere su internet. E qua ci metterò le chiavi appese. Questo l'ho pagato 3 euro perché ovviamente si può appendere. Secondo me è anche carino. È bianco, c'era grigio o bianco? Dato che il corridoio è grigio, non è che era tanto bello. Allora l'ho preso bianco. Per il momento ho trovato questo di carino. Che costava meno e ho preso questo qua. Cioè, l'immenso e oltre. Comunque, poi ho preso questo che per tagliare la pizza, sempre a 1 euro, la rotellina, non so neanche se taglia, fatta così nera per tagliare la pizza. Poi, per finire, passiamo alle cose che si mangiano e si bevono. Perché c'erano anche caramelle, bevande, eccetera. Non potete capire cosa ho trovato. Allora, ho trovato patatine alla pizza. Cioè, patatine alla pizza. Io ho detto, le voglio provarle. Ho preso patatine alla pizza. Io volevo fare tipo un ASMR, un qualcosa, assaggiamo insieme, eccetera. Solo che poi le cose non ne ho prese così tante, alla fine ho detto vabbè, forse in un vlog vi farò sapere se sono buone oppure ve le farò vedere. Comunque questa è 1,55 euro, c'è scritto qua. Poi ho preso la Fanta zero zuccheri, snocata, non so di che gusto è, però dato che l'ho vista azzurra ho detto la voglio provare. E allora ho preso questa, però vi farò sapere. Questa mi sembra 1 euro, l'ho pagata. Questa qua. E ho detto, la voglio provare, la prendo e la provo. Poi ho preso questo al Chupa Chupa. Quando l'ho visto ho detto, finalmente, quello che volevo prendere io. L'ho presa la fragola e crema, se non sbaglio. Così. Anche questo 1 euro. Pagato 1 euro. E poi, sempre a Chupa Chupa, melone e crema e qualcosa, sempre a Chupa Chupa, sempre a 1 euro.
Proverò poi e vi farò sapere se sono buone. So che c'è anche su Amazon queste qua, per cui se sono buone poi ve lo dirò così. Poi, sempre bere, ho preso questa che costava anche questo 1 euro, di Energy Class, qualcosa del genere, fatta così. E per finire, per non mancare niente, ho preso questa che è il kit per fare la torta arcobaleno. Questa qua è della, credo, Germania, credo, non mi ricordo, l'avevo letto da qualche parte, comunque c'è scritto come prepararla, eccetera, e cosa ovviamente puoi aggiungere, in poche parole. Comunque è il preparato per torte, c'è dentro la crema in polvere, il colorante lilla, e il colorante turchese, praticamente è una cheesecake alle favole. Favole, fatta così, arcobaleno. Dato che a me piace queste cose qua, mi sembra che l'ho pagata 2 euro, se non mi sbaglio, non mi ricordo. Comunque questo lo faremo insieme, nel video ricetta lo faremo insieme, proviamo sia l'assaggio che come verrà questa torta arcobaleno cheesecake. Io ovviamente non potevo lasciarla giù, c'era anche un altro quasi uguale, però ho detto voglio questa, mi ispira questa e ho preso questa. Allora, prezzo totale 88,10 euro. Questo è il prezzo totale e lo scontrino. Anzi, non ho speso neanche tanto perché, cioè, calcolate che molte cose costavano 1 euro. Certi 4, per cui già è buono. La qualità non lo so se è buona. La testo, la provo. Se mi trovo bene, ritorno di nuovo e acquisterò di nuovo. Vi farò comunque sapere. Fatemi sapere se anche voi ce l'avete nelle vostre zone e cosa avete acquistato, o se avete acquistato anche voi queste cose qua, o le avete già provate. E niente, il video è già durato un po' troppo, come sempre. Spero che vi è piaciuto, così è un nuovo acquisto. Non so quando farò altri acquisti perché appunto sono ancora sottosopra con la casa, ho tutti i scatoloni ovunque, anche perché non ho i mobili e per cui sto cercando di non fare acquisti, almeno di prendere le cose che mi servono, cose necessarie che posso, diciamo, usare, eccetera. Tutto qua. Però credo che per il momento questo sarà l'ultimo acquisto, poi vedremo se si parlerà a febbraio, non lo so. Comunque, detto questo, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel like se volete vedere ancora altri acquisti quando acquisterò ancora da Teddy. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e un commentino qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video perché questo video è già durato anche troppo. Per cui io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!